Eccoci di nuovo qui. Questa sera faremo una ricetta divertente e molto gustosa, ovvero la tartare. Ci occorrerà del filetto, gorgonzola, pere, noci, Worcester sauce, pepe e sale. Però prima di iniziare vi faccio vedere una cosa. Queste sono qua le parananze di cui vi parlavo. Sono quasi pronte e saranno disponibili su Facebook e su Instagram e in tre colori: nera, bianca e bordeaux. Adesso andiamo avanti con la ricetta. Cominciamo prendendo il filetto. Ricaviamo la parte più magra e andiamo a tagliare la nostra carne a pezzetti molto piccoli. Una volta che la nostra carne è battuta per bene, la passiamo in un piccolo recipiente. Aggiungiamo un pizzico di Worcester sauce, un goccio di Worcester sauce, un po' di pepe bianco macinato e del sale, goccetto d'olio e giriamo. Seconda cosa da fare, prendere la pera, lavatela per bene perché dovremo usarla con la buccia. E fate degli spicchietti piccolini. Gli spicchietti li tenete da parte e fate anche dei quadratini molto molto piccoli. Anche questi li metteremo da parte. Procediamo a impiattare la nostra tartare già condita. Utilizziamo un copapasta. Una volta pressata per bene, ma non troppo, andiamo a sformare il nostro stampino. Aggiungiamo del gorgonzola piccante, le nostre pere e infine la granella di noci. E se volete un altro po' di pere. E il nostro piatto è pronto. Tartare di carne di manzo con pere, noci e gorgonzola.